Buongiorno ragazzi, eccoci al nostro consueto appuntamento con la storia della musica. Oggi parleremo della rapsodia. Che cos'è la rapsodia? La rapsodia è un brano basato su motivi musicali, tratti molto spesso dal repertorio popolare o folcloristico, e adatti per uno strumento solista, generalmente il pianoforte o per orchestra, o in alcuni casi anche per il violino, come l'esempio di Ravel. Il compositore sceglie i temi e li dispone liberamente in successione, talvolta intervallati da episodi di sua invenzione. Non esiste una forma tipica della rapsodia. Ogni brano ha una struttura libera ed autonoma, che dipende dal numero di temi impiegati e di rielaborazioni. A questa forma musicale si sono dedicati vari autori. Il romantico Franz Liszt scrive ben 19 rapsodie, di cui 6 per orchestra, dette ungheresi, perché dedicate alla sua terra natale, da cui egli attinge i temi musicali che rielabora in queste opere. Nel Novecento Maurice Ravel scrive la Rapsodia spagnola, nel 1907 per orchestra, una composizione di straordinaria vivacità timbrica. George Gershwin compone la sua famosa Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra nel 1924. Ho costruito la Rapsodia in blu come una specie di caleidoscopio musicale dell'America, con il nostro miscuglio di razze, il nostro favoloso brio nazionale, i nostri blues, la nostra follia metropolitana. È evidente il riferimento alla musica jazz, genere musicale che esercita una forte influenza su molti compositori del Novecento. Nessuno però riesce a realizzare una sintesi tra elementi colti ed elementi jazzistici, pari o superiori a quella prodotta da George Gershwin. Ed eccoci giunti all'ascolto. Oggi vi propongo la Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra di George Gershwin. Diciamo da subito che dal punto di vista formale la Rapsodia in blu è composta da una libera successione di temi musicali, collegati talvolta ad episodi solistici affidati al pianoforte. Ascoltiamo con attenzione il brano e i suoi cinque temi principali. Buon ascolto!